Però devo imparare come si gioca. Ma è il primo noi, c'è. È il primo perché il secondo ho scaricato la demo per sbaglio. No, dicevo, il primo c'ho il disco rigato, devo ricomprarlo. Ho 1000 ROM in casa, raga, 1000 ROM. 1000 ROM. Te sei proprio magnifico. No, sai chi è magnifica? Mitsuko. Dei tuoi oltre 100 titoli fisici per NES. A 100 non sono, però ora su tanti, perché io piano piano la roba continuo a comprarla. Bello Fighting Vipers, Giardino di... Bello sto Fighting Vipers, Allora, occhio, perché ho sentito dire tante cose sui CD graffiati, incluso il Bombone. Ma lo sai che fanno le Apolide Festival in provincia di Torino? Non dovrei associare Roma a quel genere di Apolide, però Jay, mi piacerebbe di essere Vladi Rora Fighting Vipers The Blue Scar. Sebbene a me piacciono tantissimo entrambi. Griffon on Twitch. Belli rifai lisci ma mangi parte della plastica, non è detto che funzionino anche se diventano lucidi. Il punto è che secondo me il punto del CD è che, essendo economico, è veramente, se si graffia, a backupparlo. Cioè la ragione per cui sono stati scelti i CD che costavano un accidente, raga. E allora sfruttiamoli per quello che sono. Cioè dei supporti economici, come le cassette d'epoca, insomma. Ci sono mezzi per recuperarli, ma servono macchinari costosi per farlo a modo. Retro Multiplay. Vogliamo parlare del discraft, che in italiano è divertente da dire. Qual è il discrot? Evitate pasta abrasiva e dentifricio, non servono a nulla. No, la storia del dentifricio io non lo so da dove è venuta fuori. Probabilmente è una trollata. Nasce come trollata in origine. Cioè io non credo che qualcuno potesse essere serio e farlo sul serio. Gomboni. La plastica dei cibi marcisce. Ah, ma io ho saputo che c'erano anche problemi con dei funghi che si attaccano, non lo so. Come si dice in italiano? Plastica del Menga si dice. Griffon on Twitch. Il discraft è il fenomeno che rende un CD DVD illeggibile a causa del degradamento chimico. Ma difatti ecco, raga, sistemi a cartuccia tutta la vita. Se non stipati opportunamente possono degradare facilmente. Retro Multiplay. Gomboni è che pare disco rotto e alla fine in effetti è praticamente rotto. Retro Multiplay. Però vai di cartridge e passa la paura. Infatti. Ecco. Gomboni. Sistemi a cartuccia tutta la vita. E le cartucce non è che sono invulnerabili. Sì, però a me hanno sempre storiato meno dei CD. The Blue Scarf. È ottima idea andare cartridge con la PS1. Certo. L'idea è ci metti lettore SD. Io ce l'ho dei CD che si sono aperti come delle fisarmonichine. Ce l'ho e come. Quindi lascia perdere. The Blue Scarf. Ho visto il montaggio e voglio morire. The Blue Scarf. Però prima o poi lo farò. Guarda, abbiamo lo stesso pensiero in merito. Però non ha senso farsi scrupoli o usare cartuccioni con le SD, oppure di passare completamente i lettori ottici tipo un ogre. Alla fine la cosa la possiedi. No, ma cioè, ragazzi, i cartuccioni e i lettori ottici sono il futuro. Io quello che mi chiedo è se esisterà mai abbastanza richiesta da far riaprire il discorso CRT. The Blue
quantomeno per collezionisti. Mai fatto. Io un domani un CRT anche a costo premium lo prenderei volentieri. Un discorso è una modifica che dà un'alternativa, ma levare le parti originali mi fa male. Sì, ma se te, per esempio, come c'ho io, c'hai una PlayStation 1, perché io ce ne ho due di PlayStation 1. Ce n'hai una con con il lettore ottico scassato. Allora ha senso. Sono un cretino. Grifo no, Twitch. Anche io ne ho due, una PAL e una NTSC, ma vanno entrambe. Gomboni. Prendi una con lettore ottico scassato e la rinnovi in questa maniera, scusami. Non ci vedo difficoltà. Questo gioco è bello. Sì, infatti. Aspetti che si spacchi, poi quando si spacca ripari la macchina sostituendo il lettore CD e mettendoci un lettore SD. Anche perché poi il resto della macchina non è così prono a infarti, eh. Greg è il re della vita e dell'eleganza proprio, Greg. Guarda com'è elegante, Greg. Ma robe ormai costano troppe, devo vendere l'appartamento in centro a Milano per un'altra PS1. È vero, lo sai che se hai una PS1 sei ricco. Se hai una PS1 sei ricco. Se hai un Nintendo, Super Nintendo senza cavi, ragazzi, sono 120 euro, ma ti rendi conto? Ragazzi, queste cose mi mandano in belva. Mi mandano in belva in una maniera. No, 500 milantamila euro. 500 milantamila euro, raga. Notare che Greg è un bello scimmia che umano e perde la tuba quando umano. Retro multiplay. Ah, ecco GD Street Fighter 2. Ok. Gomboni. Una scimmia con la tuba sarebbe stato carino da mettere. Ah, secondo me hanno perso l'occasione a fargli perdere la tuba. Cioè, capisco che perdere la tuba era un piccolo una piccola chicchina. Però o lo facevi su più personaggi, ma solo su Greg, che è palesemente un personaggio meme. Grifo no, Twitch. Gombi ce l'aveva, Però gli hai tolta a pugni. Yugo contro Yugo. Gomboni. Amo anche trasformato. Grifo no, Twitch. Sì, solo da trasformato. Gomboni. Ah, sono ciecato. Uno, due e pugno basso. Gomboni. È vero, non guardo il gameplay, sono un debole. Il gameplay sto facendo schifo perché questi sono giochi che sto imparando. Riferimento alle scimmie da circo. No! Ci è un personaggio con la fedora. Magari, guarda. Questo gioco ha un bisogno pazzesco di un personaggio con la fedora. E vabbè, mi scarica subito la barra bestia. Gomboni. Ho la coppola. Ah, dobbiamo fare una mod di Bloody Roar dove tutti i personaggi hanno cappelli. Non credo, ma se fanno Bloody Roar 2023 mettono Neckbird. Ce l'ho forse fatta. No. Bombolo. Cappelli che perdono e ritirano fuori dalle tasche. Retro multiplay. E quando sono nudi e non hanno tasche, li tirano comunque fuori. Gomboni. Così il ring si riempie di cappelli. Gomboni, hai appena inventato uno dei miei giochi preferiti, lo sai. Hai appena inventato uno dei miei giochi preferiti. Con l'elastichino sotto tipo i tristissimi cappelli messicani di carnevale. Gomboni. Alla fine Super Mario 64 ci riusciva ad abbandonare il cavallo in un livello.
Un match per uno per ora. Me la devo giocare strategica su quest'ultimo match, eh. Secondo me starebbe bene anche in sprite. Grifo non Twitch. Round 1 tip. Starebbe bene anche in sprite. E ci consentirebbe di fare veramente tanto clutter di cappelli. Non so se avete presente, con le grafiche, non dico alla Vampire Survivor, però che ogni pugno spona 4-5 cappelli. Te hai un cappello addosso, tutte le volte che sei senza un cappello raccogli e ti si snappa addosso il primo cappello che trovi, ok? E ogni mossa, quando te tiri una Duken, l'esplosione della Duken sono 4-5 cappelli che vanno in terra. Proprio Terry che si trasforma in lupo, anche se ci è già in lupo, ma Terry ha più carisma. Un cretino a molla. The Blue Star. Che figo nome. Sì, lascia perdere. Ma anche che caricando la super ti porta un altro cappello in testa in pialto come i gomba di Mario di serie. Non mi ricordo come si faceva per atterrare in piedi. Bombone. Sembra una cosa rivoluzionaria come i cadaveri dei mostri di Doom che rimanevano nel livello. Retro Multiplay. Bob, verrai a giocare con noi stasera. Aspetta, aspetta, momento di panico. Io ero d'accordo con voi, ma eravamo d'accordo per oggi? Aspetta, momento di panico. Allora, io oggi vedo che c'ho i ricevimenti generali, vedo che domani è il compleanno di Scarfino. La live con voi quando era? L'avevo salvata sul calendario. Non è il 14 maggio. Aiuto, ma... però non mi pareva fosse stasera. mi è venuto un attacco di panico, ma ci eravamo accordati. Ah, se è un invito io ti... Allora, ti spiego qual è il fatto. Se è un invito ti ringrazio l'invito, ma sono al lavoro fino alle 8 oggi e... ed è la ragione per cui faccio la live di mattina nel mio giorno libero. È che in realtà non è così libero. E penso che stasera farò come ieri sera, cioè guardo un episodio di Chobits e mi addormento. Quindi per stasera dopo cena la vengo buia. Stasera avremo il torneo alle 21. Quindi c'è, fate, aspetta. Stasera torneo da retro multiplayer. Retro multiplayer. Quindi si invito informale a... Allora, stasera scesso non ce la posso fare. Proprio, no, per cattiveria. Ma diciamo sì, la giornata Serpino Leiro. 1, 2. Pugno basso. Come sono corte le gambe di Yugo. Dicevo, retro multiplay. Abbiamo trovato la talpa. Questa è letteralmente la talpa. L'idea mi piacerebbe. Mi piacerebbe un sacco e ti ringrazio per l'invito informale. Purtroppo è una settimana da schifo questa. E scivola. No. Preso. Ora, prossimo combattimento inizio con la combo, poi rave. Se c'ho abbastanza, sì, c'ho abbastanza. Non mi parte il rave. Il boss finale di sto gioco è tanta roba. Il boss finale di sto gioco è una palla al piede, lascia perdere. È bello, è figo, è realizzato in una maniera molto anime. Shizukino! Shizukino Mina! Ciao bella! Ciao Mal! Ah, cat! Allora,
Benvenuta Shizukina, benvenuti Raiders. Mi presento, sono Bob. Stiamo giocando a Bloody Roar sulla PlayStation. Sto rimandando l'idea di andare a pranzo. Brava, pranza, non fare come me. E niente, per chi non mi conoscesse, sono Bob, sono un vecchio che fa retro game, che si gioca le sue console e urla. Urlare è abbastanza parte del contratto, credo. Aia. Mamma mia. Stare calmi in altri canali. Io non mi permetterei mai. Stiamo facendo questo gioco che ho provato qualche giorno fa, PlayStation 1, molto bello, Bloody Roar, in cui vengo sculacciato costantemente, ma non mi do per vinto. Prima o poi capirò come menare la gente io, invece di farmi menare. Dovrei aver vinto ai punti, come nel coso, come nel pugilato. Jugo contro Gado. Se vecchio te, io che sono, decrepito, non lo so. Non lo so, ma probabilmente stai messo meglio di me. Guarda com'è virile il buon Gado. Gado che non è un Gado. Bisogna schiacciare più forte, quello è il segreto. Allora, se io potessi vincere per come maltratto i controller, sarei campione di tutti i videogiochi da sempre. Olè. Ciao Luca! È una vita che non lo vedo. Guarda, io ne ho sempre sentito parlare bene. Però hai presente quei giochi che te conosci per fama? Li hai provati magari 5 minuti o su un emulatore o su altro, e non ti ci sei mai messo e dici: ah no, questo è strabello, prima o poi me lo recupero. Ecco, ora è prima. Cioè, o meglio, ora è poi. È il momento in cui... Sì, però Gado, smetti di scriptare a bestia in questa maniera, perché dai vagamente fastidio. Ok. A Luca 13. Sì, capisco. Ciao Luca, grazie mille. Che carino che ti legge gli occhi. Sì, è molto dolcina questa cosa. Qui ho whiffato io, onestamente. Cioè, qui ho veramente dato un colpo ai piccioni, come si suol dire. Come gioco, peccato non sia andato avanti dopo il 4. Chiuso! Un match per uno, raga. Ma ho provato un po' di roba. Che oggi ho provato un po' di roba che volevo provare. Non ho ancora provato Dead or Alive, per esempio. Dai. Dai. Uno, due, basso. Secondo me quelli erano colpi bassi, e difatti stavo parando abbassato, ma... Quindi a seguire Bubas, capisco. Seguire Bubas? Dead or Alive è Bubas? Ignoramus sta cosa. The Blue Scar. Ovvio che è Bubas. Grifon on Twitch. Sì, è Bubas dappertutto. A Luca 13. Mamma mia! A Luca 13 mi ricorda Luca 13, che è una linea di autobus di Luca. Olle! Oh Cecio, buon pranzo. Stammi super bene, Hollow. Cuoricino grosso. Più tardi anch'io pranzo. Aia. E ora c'è il boss finale, che è proprio il porco a bestia, perché è cattivo. Punisce. The Blue Scarf. A diamine, mi ero dimenticato di occhio. Ha solo parato l'80% di quello che ho fatto. Vediamo se 1, 2,
Pugno basso. Questa è una mossa che lasci più legge male. Ci avete fatto caso? I tre pugni all'indietro che chiudono in pugno basso. Questa ha la forma anima. Ma ha la forma anima. Stai a vedere ora. Stai a vedere ora. Ora, non è che sia un animale preciso. Il suo spirito animale è. Addio al bilanciamento del gioco. Cioè, è quell'animale lì, capito? Eccolo. E è la forma che gli consente tipo il maggior numero di invulnerability frame della storia. Un pinguino spaziale. The Blue Scarf. Il suo spirito animale è se Omega Ruga l'avesse una forma animale. Griffon Orquich. Più o meno. Ah, è il coso scarnificato di ieri, Taro Panteinos dell'inferno. Esatto. Taro Pantias dell'inferno, precisamente. Allora, per ora sono riuscito a fare tutto il gioco senza fare continue. Sarebbe molto bello. Sarebbe molto bello continuare a fare tutto il gioco senza usare continue. Ma non è possibile perché lui non si para. C'ha delle cose tipo questa cosa qua che parte bassa finisce alta. E c'ha delle cose che partono alte e finiscono basse. Non si para. Per me è un riferimento di Annunziano. Bomboni. Chissà che cappello potrebbe starci bene. Bomboni. Non è le ho capita Griffon, ma sorriderò facendo finta di averla capita. Ok, scusatemi, un momento di concentrazione perché non vorrei fare game over. Ok, va bene. Time over, ho vinto. Ho vinto! Gomboni, bravo sgomberoni, sorridi e annuisci. Buco di fortuna che ho avuto sto giro. Che buco di fortuna che ho avuto sto giro, signori. Finita senza game overare. Gomboni. Sembrava avere più. Invece no. Però. Perché mi ha dato un colpo, ma dopo era finito il timer. Quindi me la sono giocata smart. Gomboni. Non è le hai scammata. Scammata è quando vince lui. Sono stato intelligente quando vinco io. Cioè, distinguiamo le cose. Non l'ho mai giocato in vita mia. Non ho la più pallida idea di come sia. Lo proviamo sto Dead or Alive? Mai giocato in vita mia, eh?